Speriamo, vedrà perché sono promesse prima... che poi non si mantengono. No, no, no. Ma poi vedrà. Non ne parliamo, perché non ne parliamo. Non ne parliamo. No, no, ne dobbiamo parlare. No, se ne dobbiamo parlare è una promessa. Perché fino a che non lo inauguro. Guardi, in presenza di alcuni poggiani, lei ha fatto questa promessa. Assolutamente. Speriamo che questo... Ma non è una promessa, sto lavorando per questo obiettivo. Aspetta. Ma è vero che stanno per essere sbloccati i lavori del Givolisa? Onesti ieri ha detto che ci siamo, è vero? I lavori del Givolisa li abbiamo sbloccati mesi fa, quando abbiamo preso una decisione storica di trasformare Foggia e l'aeroporto in modo particolare nella sede, nella base della protezione civile pugliese. La protezione civile pugliese peraltro ha una sua forza, una sua struttura che sarà indispensabile per la protezione civile dell'intero centro dell'Italia, perché è evidente che quando le autocolonne, gli aerei, l'antincendio saranno concentrati a Foggia, questo avrà un valore enorme, e soprattutto saranno il centro di protezione civile dei Balcani, che in questo momento ancora non esistono e che l'Unione Europea, diciamo, sfrutterà Foggia per costruire attorno il distretto delle imprese, delle industrie, della protezione civile, ed è questo che ha consentito di sbloccare i lavori, perché purtroppo, grazie anche a alcuni interventi improvvidi, sia pure in buona fede, da parte di politici locali, avevano determinato l'Unione Europea a bloccare i lavori con il pericolo, diciamo, dei cosiddetti aiuti di Stato, che non sono più possibili. Adesso abbiamo saltato quella fase. Una volta che abbiamo fatto la pista e l'abbiamo allungata, come tutti gli aeroporti del mondo, il codice della navigazione italiano consente a quell'aeroporto di essere utilizzato anche per altri usi. Ma io non sto in campagna elettorale a vendere, diciamo, come un piazzista. Noi abbiamo e avremo finalmente a Foggia una pista lunga, tanto quanto quella di Bari o di altri aeroporti, in grado di far atterrare tutti gli aerei più importanti che servono a tutti gli usi per i quali un aeroporto viene costruito. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Onesti, pare abbia dato il nulla osta per iniziare i lavori dell'allungamento della pista, finalmente. Sì, però io vorrei che con grande chiarezza si distinguessero i momenti gestionali da quelli politici. Insomma, non siamo qui a chiedere i voti in cambio dell'allungamento della pista, noi rendiconteremo il nostro lavoro, la nostra opera in regione con quell'analiticità che è doverosa per un amministratore, e contemporaneamente stiamo offrendo la disponibilità di persone che possano dare un contributo politico, un contributo amministrativo a questo territorio. Parleremo dell'aeroporto, parleremo di tutte le cose positive dopo il 5 di marzo, dal 5 di marzo in poi, con quella serietà che ci contraddistingue anche nel saper fare le campagne elettorali senza promesse, senza alcun tipo di impegno che non abbia a che fare invece con un programma elettorale, quello nazionale, che non abbia a che fare con la motivazione che ciascuno di noi mette in questo impegno.